penultima puntata della rassegna enogastronomica Montagna di Gusto, rassegna voluto dal distretto del commercio Alta Valle Seriana Clusone in collaborazione con Promoserio, e sono qui in mezzo alla natura. Dietro di me ci sono i cerbiatti e i caprioli, loro sono nel giardino, sono ospiti del giardino del ristorante La Baitella. E sì, perché questa sera la tappa sarà proprio a Songavazzo, ospiti della famiglia Scandella. Siete pronti a degustare con noi questo nuovo menù? Andiamo! Ed eccoci qui entrati al ristorante La Baitella, siamo nel comune di Songavazzo e in mia compagnia c'è Renzo Scandella, proprio il titolare di questo locale, che è un locale storico qui sul territorio di Songavazzo, dico bene? Sì, sono 50 anni di permanenza qui a Songavazzo. Sono partito mio padre nel 72 con un socio per fare il ghiaccio, per fare la pista di pattinaggio su ghiaccio, e siamo qua ancora adesso. Bello che poi sia un affare di famiglia. Sì, beh, adesso c'è mio figlio che prosegue la parte estiva, quello che è il Baitella Skating, e il pattinaggio di ghiaccio è gestito da Pietro, che è mio figlio. Qua in Baitella, al ristorante, siamo io e mia sorella Luisella, che lei gestisce tutto quello che è la parte economica, perché siamo dei disastri, e noi facciamo ristorazione e cucina. Ci dice qualcosa in più anche di questi bellissimi animali che sono un po' anche l'attrazione delle famiglie e di tanti bambini? Sì, sono dei daini che sono arrivati per caso. Un allevatore della Val Camonica aveva due cuccioli nati da una femmina che era morta durante il parto. Mi ha portato questi animali che ho allevato, avevo delle capre da latte 20 anni fa, e ho allevato questi due piccolini. E poi sono diventati, adesso sono 6, 7. Veniamo però al menù, tanta gente ha partecipato a questa rassegna gastronomica Montagna di Gusto, siamo arrivati alla penultima serata. Andiamo un po' a spiegare a tutti i nostri telespettatori un po' quello che è il menù che avete voluto proporre, partendo anche dalla tradizione, partendo dalla storia, partendo proprio dal nostro cuore bergamasco. Sto parlando della polenta il picassoe, la fonduta di taleggio, polenta e acciughe. È un menù senza fronzoli, a differenza di magari di altri menù dove c'era una più ricercata, eccetera. Però noi abbiamo voluto fare un menù tipico bergamasco. La polenta picassoe è nata nella povertà più totale, c'era questi sacchettini di acciughe che erano appesi in mezzo al tavolo e la gente prendeva un po' di polenta con le mani, il formaggio c'era sempre, e toccava sotto queste acciughe, da lì il nome polenta picassoe. E quindi insomma prendeva un po' anche questo il sapore delle acciughe. Il sapore delle acciughe senza consumare troppe acciughe, perché le acciughe costavano care già allora. Con il primo entriamo nel cuore, nella gola, e un po' nella tradizione di quella che è la cucina bergamasca, con i gnocchi in cola, che sono gnocchi al cucchiaio conditi con patate, burro, salvia e pancetta. Sono gnocchi classici bergamaschi fatti col cucchiaio, solo farina e acqua e un uovo, basta. E poi tutti questi pezzettini vengono messi velocemente in padella, vengono scolati, conditi con burro, che c'era sempre burro, formaggio e salvia, è la base della cucina bergamasca. Di famiglia in famiglia c'era il condimento con un formaggio fuso a parte. Sì, dipendeva un po' dalle famiglie, un po' come i nostri ravioli. Il casoncello bergamasco originale non esisterà mai, ogni famiglia aveva la sua ricetta. Chi metteva la salsiccia, chi la carne, chi aveva un impasto, chi ne aveva un altro. L'hanno codificato adesso per darle un nome, casoncelli bergamaschi, però qui da noi ognuno aveva la sua ricetta. E poi andiamo con il secondo, con il cotechino con patate, e poi avete servito anche la corda bergamasca. Anche queste sono due piatti veramente doc. Sono piatti poveri dei pastori, dei contadini in alpeggio, che facevano bollire due patate e un po' di cotechino che avevano lì, facevano saltare in padella e avevano già fatto la cena. La corda, idem, è formaggio che viene sciolto in padella e servito con la polenta. Anche il dolce è completamente bergamasco, la torta de fiorite, la torta alla ricotta. Sì, è una sorta di ricotta, è la prima parte che viene in affioramento quando si porta in temperatura il latte per fare la ricotta. La ricotta non è un latticino, è un latticino, secondo me non è un formaggio, perché viene fatta dopo che viene fatto il formaggio. Ho visto che c'è un liquore servito insieme. Liquore è un vino cotto che facciamo noi, abbiamo fatto, è una roba che viene più che altro dal centro Italia, Marche eccetera, però abbiamo provato a farlo con del Valcalepio e è uscito piacevole. Qual è il piatto tipico del ristorante La Baitella di Songavazzo?
Sicuramente i casoncelli, che sono quelli che facciamo da sempre. Poi abbiamo una sorta di pizzocchero che però viene fatto col mais rostrato di Rovete, si chiama rostracchero. Condimento del pizzocchero, però al posto di avere la farina di grano saraceno abbiamo questa farina di mais del fratello del sindaco di Sogghignazzo. Come ogni serata della rassegna enogastronomica Montagna di Gusto, io le chiedo perché ha deciso di aderire a questo importante progetto organizzato dal Distretto del Commercio Alta Valle Seriana Clusone in collaborazione con Promoserio. Perché sono delle iniziative che fanno conoscere il territorio, ben venga che ce ne siano tante, e complimenti a chi ha avuto l'idea, la cosa è stata piacevole. Qui al ristorante La Baitella a Sogghignazzo in mia compagnia c'è il primo cittadino Giuliano Covelli, insomma La Baitella, un punto di riferimento per le famiglie, per i giovani, ma anche per le rassegne enogastronomiche proprio come Montagna di Gusto di questa sera. Beh, noi collaboriamo tanto con gli Scandella perché loro ci hanno regalato la Cadilebere e noi in cambio un pezzettino di bosco dove chi conosce La Baitella sa dimorano cervi, daini, eccetera, eccetera. Ed è quindi un piacere sapere che si sono introdotti in questa rassegna molto interessante, che crea comunque interesse appunto rispetto ai piatti tipici, che sono un volano fondamentale del nuovo turismo, no? Perché alla fine bisogna arrivare con degli obiettivi chiari, e l'obiettivo della gastronomia locale è senza ombra di dubbio quello che ci darà un valore aggiunto, oltre ai percorsi di, ad esempio, io dico solo ad esempio le e-bike e tante altre situazioni di accoglienza preferibilmente breve. Eh sì, perché qui passa proprio la pista ciclabile che dal comune di Sogghignazzo porta ad onore. Qui è davvero una passeggiata bellissima, pianeggiante, tutta asfaltata, adatto davvero a tutti. E infatti legare le varie piste ciclabili già esistenti e eventualmente erigerne di nuove e magari anche in fuoristrada è un obiettivo che ci siamo posti e piano piano li stiamo realizzando. Ristorante La Baitella, un menù che questa sera ci ha fatto fare un tuffo nel passato, nella tradizione bergamasca, è stato un po' come tornare a casa dalla nonna, Giuliano. E quando ti presentano polenta e Picasso, cosa vuoi dire di più? È quello che ha fatto riaffiorare in me i ricordi dell'infanzia, quindi numero uno. Alla Baitella di Sogghignazzo c'è anche il vice sindaco proprio di questo comune, Giovanni Covelli. Innanzitutto Giovanni, io voglio sapere com'è andata questa esperienza con la Montagna di Gusto e questo menù della nostra tradizione bergamasca. Qual è il piatto che ha preferito di più? Diciamo che è stato proprio quello dei casoncelli. Con la pancetta sopra, che mi ricorda quando li faceva mia mamma. Quindi questi gnocchi in cola fatti uno diverso dall'altro col cucchiaio. Esatto, esatto, proprio così. Ristorante La Baitella, che è davvero un punto di riferimento per tante famiglie, tanti giovani, ma anche tante persone che vengono qui un po' per la posizione strategica che è, un po' proprio per questi spazi così importanti che può offrire. Sì, diciamo che è un punto d'arrivo sulla passeggiata che arriva dal centro del paese, che si collega con Onore, per cui è un tratto pianeggiante, per cui anche per tutte le famiglie che possono andare. Poi ultimamente abbiamo anche asfaltato, così possono andare con i passeggini e non si lamentano più le mamme. Sesta puntata di Montagna di Gusto, c'è anche Giampiero Galegari che è il presidente della comunità montana valleseriana, nonché sindaco di Gorno. Giampiero, si è fatto tanto in questi anni anche come comunità montana per valorizzare il territorio, ben vengano queste rassegne che vanno a creare anche un turismo di qualità legato all'enogastronomia. Beh, sicuramente comunità montana assieme a tutti i sindaci stanno facendo in questo periodo tanto per il territorio. Si sta lavorando per quanto riguarda la viabilità, si sta lavorando per quanto riguarda il prolungamento della TEB, stiamo mettendo, cambiando i ponti della pista ciclabile, anzi posso dire che entro un mese ci saranno 3 ponti che verranno sostituiti, e all'interno di tutto questo lavoro che si sta facendo anche le rassegne enogastronomiche hanno il loro valore. Questo è un ristorante sicuramente che
riesce ad attirare tante persone proprio per la qualità dei propri piatti, eccetera. Ho apprezzato questa sera anche un piatto molto semplice, il primo piatto che è stato portato, le polpette, che sono veramente, ma veramente buone. Però rimarco ancora l'importanza delle rassegne, o del fatto di poter offrire alle persone che vanno in montagna, che vanno nei nostri rifugi, eccetera, poter offrire anche dei prodotti di qualità, dei prodotti tipici del nostro territorio. Alla Baitella di Songavazzo anche il presidente di Promoserio, Maurizio Forchini. Insomma, la gente c'è, ci sono i giovani, ci sono le famiglie e soprattutto c'è la storia delle nostre tradizioni riassaporata in questi piatti della tradizione bergamasca. Insomma, anche questa sera il connubio è servito. Beh, senza dubbio, provare questi ingredienti, questi piatti realizzati con questi ingredienti poveri da una parte, ma estremamente importanti, perché raccontano la nostra storia, raccontano la nostra tradizione, e cucinati anche, devo dire, in modo particolarmente buono, interessante, gustoso, e quindi devo dire che è un'ulteriore scoperta, un'ulteriore conferma, tra l'altro, anche della qualità delle strutture, dei ristoranti, come in questo caso la Baitella, che ci ha ospitato questa sera e ha saputo davvero reinterpretare dei cibi e dei piatti molto, molto, molto basici, se vogliamo, molto tradizionali. Erano i piatti di una volta, quelli veramente poveri. La ragione di questa rassegna era andare alla scoperta degli ingredienti, andare alla ricerca di esperienze gastronomiche nuove, originali, e andare anche alla, come posso dire, anche a riproporre, speriamo, anche durante l'anno a tutti i clienti di questi ristoranti questi piatti che sono stati sperimentati, sono stati costruiti, sono stati elaborati per questa rassegna. Noi, ripeto, ci auguriamo che questo sforzo possa essere riproposto anche durante l'anno. Veniamo a questa sera, Maurizio, qual è stato il tuo piatto preferito? Devo fare una confessione, una cosa terribile, cioè da anni e anni e anni non mangiavo le alici, e devo dire che questa sera, grazie al piatto polente Picassé, devo dire che mi è venuta voglia di provarlo, e devo dire che è stata una bella scoperta, perché è stata un ritornare a dei sapori, a un gusto che è davvero nostro. Le alici spesso e volentieri sono cucinate in un modo che non è nostro tradizionale, invece questa sera l'abbiamo sicuramente provato e devo ammettere, davvero mi è piaciuto tantissimo. È stata davvero una montagna di gusto. È stata davvero una montagna di gusto, una montagna di soddisfazione, una goduria, devo dire, anche per il palato, per tutti noi, perché davvero grazie anche a questa rassegna offriamo ai nostri operatori, ai nostri ristoratori, l'occasione per farsi conoscere, per sperimentare, per conoscere le nostre valli. Penultimo appuntamento con la rassegna enogastronomica Montagna di Gusto, rassegna voluta proprio dal distretto del commercio Alta Valle Seriana Clusone in collaborazione con Promoserio. In mia compagnia sono felice di ritrovare Michele Riazzetti, che è proprio il presidente del distretto del commercio. Siamo molto soddisfatti di come è andata questa rassegna, che crediamo, mi sento già di dire, che sarà la prima rassegna, e sicuramente ripeteremo magari nella stagione autunnale, quindi con altri sapori, magari ovviamente il prossimo anno nella stagione primaverile. Devo dire, davvero, manca ancora una data, sappiamo già che sarà quasi tutto esaurito, manca giusto qualche posto, e tirando le somme direi che siamo davvero soddisfatti. Sapori diversi, gusti diversi, location diverse, storie, racconti, occasioni di incontro diverse, che davvero hanno mostrato tutta l'arcobaleno di possibilità che il nostro territorio può offrire. Questa sera qui al ristorante La Baitella Songavazzo è stato un vero tuffo nel passato, e come dicevo proprio il sindaco Giuliano Covelli, è stato un po' come mangiare dalla nonna questa sera.
Sì, oggi a differenza per esempio dell'ultima volta è stato più rivolti con uno sguardo più all'attenzione del passato, un po' molto più attenti alla tradizione, con piatti che erano anche tipici di questo ristorante. Ci hanno riportato il piatto della nonna, qualcosa di davvero classico per loro, che però per noi era comunque particolare, innovativo e nuovo. Michele, a te il compito di dare l'appuntamento alla prossima settimana per l'ultima puntata di Montagna di Gusto, la settima serata. Dove saremo? Prossima serata saremo all'Hotel Garden di Fino del Monte, dove concluderemo un po' questo percorso, questo primo percorso, e quindi vi aspettiamo.